tutti ragazze e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video per quanto riguarda i finiti del periodo. Sono un bel po', vi faccio vedere qualcosa per quanto riguarda skincare e qualche prodotto, maschera, eccetera, perché per quanto riguarda il make-up ne farò un altro perché sicuramente perderò un sacco di tempo descrivendo tutto quello che vi voglio far vedere. Iniziamo per quanto riguarda le salviettine. Queste sono delle salviettine della Cria, che sono queste. Poi prendo questa profumazione così, costano 1,35 €. Sinceramente sono buone, l'odore non è, diciamo, di quelli più particolari, però mi ci trovo bene. Tolgono tutto, tranne per quanto riguarda le tinte labbra. Le tinte labbra non li tolgono assolutamente. Io uso le salviettine solo ed esclusivamente per o sistemare il make-up o per togliere gli swatch sulla mano. Non utilizzo per togliermi il make-up, nel senso per struccarmi tutto il viso, perché utilizzo altri detergenti. Questi sono buoni per quanto riguarda le mani e il correggere il viso, il make-up del viso. Idem per quanto riguarda questi qui della Nice. Questi li ho presi da Acquasapone, e la stessa cosa per Fresh and Clean. Assolutamente li utilizzo solo ed esclusivamente per togliere gli swatch. Poi altre salviettine, queste qua io le utilizzo per tenerle in borsetta, per quando vado in giro utilizzo queste perché hanno la chiusura, e sono questa della Sien e questa della Fresh and Clean. Queste li prendo da Acquasapone e questa Lidl. Mi trovo bene, li metto nella borsetta perché sono piccoline e se mi capita di andare da qualche parte tolgo diciamo la polvere o qualsiasi cosa, se ho toccato qualcosa, sono buone. Per quanto riguarda swatch e altro, a me piacciono tantissimo questi qua di Wycon. Questa è nella confezione piccolina perché ho anche la confezione grande che mi piace. Anche queste piccoline sono uguali, il detergente all'interno è ottimo e sinceramente mi trovo proprio bene con queste salviettine. Infatti spesso quando capitava che andavo da Wycon con lo sconto li prendevo sempre perché mi trovavo benissimo. Adesso non mi ricordo se la confezione è nera. Altre salviettine che sono ottime per quanto riguarda struccare il viso e tolgono anche il rossetto waterproof, quindi la tinta labbra waterproof della Maybelline, sono queste qui della Magnolia, della Fior di Magnolia, e sono queste qua struccanti. Sono 25, se non mi sbaglio, salviettine, e sono per pelli sensibili. A me piacciono tantissimo, sono olio di mandorle dolci, aloe vera e bisabomolo. Sono ottime. Io li utilizzo sempre per quanto riguarda togliere gli swatch e tutto, e le tinte labbra li tolgono in una maniera veloce, 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 veloce. Strofinate e togliete lo swatch. Mi trovo veramente bene con queste, sono ottime come salviettine. Poi, per finire, vi faccio vedere le salviettine scrubanti di Kiko. Ve ne faccio vedere due confezioni perché sono le ultime due che ho finito. Sono le Pure Clean Scrub Peel Wipes della Kiko. Io di solito le acquisto quando c'è lo sconto, infatti quando ne apro una già vado a comprare l'altra. Ultimamente ovviamente non siamo usciti, quindi non ho avuto la possibilità di acquistare queste salviettine, ma a me piacciono tantissimo perché sono delle salviettine scrubanti. In un lato hanno la parte ruvida che potete scrubbare delicatamente il viso, e dall'altro lato hanno una specie di crema, sempre nella salviettina, da poter togliere tutto, diciamo, le pellicine morte che vi ha lasciato lo scrub. Io devo dire che è ottima, specialmente quando non ho potuto, diciamo, fare uno scrub veloce, nel senso, non ho potuto fare uno scrub. Sono salita qui nella mia postazione, dovevo fare un video, quindi mi dovevo preparare con base e tutto il resto. Ho fatto lo scrub direttamente con la salviettina, e io queste le adoro in assoluto perché mi trovo benissimo. Prendetele quando ci sono gli sconti perché sono delle ottime salviettine, non ve ne pentirete assolutamente. Poi, per quanto riguarda lo struccaggio, io vi faccio vedere un prodotto che ho utilizzato. Ce n'ho un altro qui che sono arrivata a metà, ed è l'acqua micellare bifasica all'olio di argan. Questa è quella della Garnier. Questa è l'acqua bifasica che acqua bifasica,
Acqua micellare bifasica, sì. Questo bifasico io lo tengo qui nella postazione perché se per caso sbaglio un occhio e lo devo modificare, oppure non mi è piaciuto il make-up, io lo tolgo direttamente con il bifasico. L'unica cosa di questo bifasico della L'Oreal, ovviamente lo dovete agitare per unire l'olio con l'acqua, l'unica cosa che sono un po' col nì è il fatto che quando tolgo il make-up mi viene tipo come una specie di patina, vedo leggermente appannato. Non lo so se mi capita solo. Non so se capita solo a me o vi è anche capitato a voi. In caso scrivetemi giù nei commenti per sapere se avete lo stesso problema. Comunque mi sono trovata bene, ovviamente sto finendo anche l'altra e ho altre acque micellare nella mia credenza, proprio come risparmio, ma ho comprato altri detergenti per quanto riguarda lo struccaggio che vi farò vedere poi in futuro. Poi, per quanto riguarda la detersione del viso, ho due prodotti che ho finito. Uno è questo che è della Clinians ed è un gel detergente rinfrescante con minerale e acqua vegetale di tè bianco. Questo è in gel, fate due pump, diciamo, nella mano, strofinato con dell'acqua e poi vi pulite il viso. A me piace tantissimo, l'unica cosa se va a contatto con gli occhi un pochettino mi brucia, però passa subito, però un pochettino, pochettino, pochettino brucia. La cosa bella è che è rinfrescante veramente, perché ha dentro una cosa mentolata, infatti in estate era una goduria, io questo l'ho utilizzato solo in estate. È una goduria pazzesca perché quella cosa di rinfrescare che faceva un caldo atroce quando io lavavo il viso con questo detergente, veramente c'era quella cosa rinfrescante sul viso. Infatti, bella, era una cosa bellissima. Invece, in inverno no, in inverno preferisco altre cose. Comunque è buono. Adesso ho comprato altri detergenti. Se volete sapere quale ho comprato, ve lo metterò nelle schede. Un olio che ho fatto da acqua e sapone, dove ho preso qualcosa che già vi posso dire mi piace e mi piace. L'altro detergente è questo della Venus ed è un gel micellare detossinante ed è un detergente viso, occhi e labbra. Allora, questo mi è piaciuto tantissimo, strucca, però sempre c'è quel fatto di irritare un pochettino gli occhi se va il sapone negli occhi. Ultimamente poi gli ho messo anche un pochettino d'acqua che è rimasta perché non riuscivo a utilizzarlo, siccome ha la pompina qui, non arrivavo a prendere il prodotto, quindi gli ho messo un pochettino d'acqua, l'ho agitato e poi mi sono lavata il viso. Ma adesso ho comprato quelli nuovi, quindi questa la posso anche buttare. Mi sono trovata bene. Poi andiamo con vabbè, faccio vedere questa. Questa è una reliquia. Sì, facciamo la statua per quanto riguarda il tonico della Essence. Questo me l'ha portato la mia migliore amica dalla Germania. Ed è un tonico rinfrescante. Questo lo utilizzavo dopo aver lavato il viso con la saponetta. Siccome la saponetta mi stringe proprio, mi secca il viso, automaticamente invece di tamponare con la tovaglia, io mettevo il tonico che l'avevo messo in uno spruzzino, mettevo questo tonico sul viso e riprendevo a vivere. Mi piaceva l'odore che faceva. Poi, ovviamente, è un regalo della mia migliore amica, quindi ottimo. Ciao Patrizia, un baciotto dalla Germania con furore. Poi parliamo di creme. Ho utilizzato questa crema diciamo, questa crema io l'ho utilizzata perché era nel bagno sotto e l'ho utilizzata sia io che i miei figli, perché io li faccio sia le maschere che e poi li faccio mettere ovviamente la crema quando vedo che la pelle ce l'hanno abbastanza secca. Ed è della Clinians. Devo dire che sì, mi è piaciuta, però non è che era un granché. Ho utilizzato altre creme, diciamo, migliori. E nel pottino in vetro, questi io li rilavo e li metto da parte. Se per caso mi serve qualche cosa, o si è rotta una crema, la travaso, mi serve per altre cose, io li lascio. Un'altra combo per quanto riguarda crema e siero sono queste qui dei provenzali.
Questi io l'ho utilizzato e li tenevo nel bagno e c'era anche il contorno occhi, però il contorno occhi non ci ho fatto caso e l'ho buttato. Questa è la linea dei Provenzali ed è una crema viso idratante e anche questo è un siero viso sempre alla rosa moschetta, era proprio in combo tutti e tre i pezzi. Devo dire che la crema mi è piaciuta tantissimo, il profumo era ottimo, anche il siero sinceramente mi sono trovata bene, io questi li utilizzavo o la mattina o certe volte anche la sera perché facevo la stessa identica cosa e adesso li ho cambiati con quelli di Sephora, la crema e il siero per quanto riguarda quelli di Sephora. Mi sono piaciuti, sinceramente ho altri prodotti da provare, quindi per questo motivo non acquisterò per adesso questi prodotti, però mi sono trovata bene. Questa è la linea dei Provenzali Bio, ve lo volevo ricordare. Questo è un prodotto che ho utilizzato assieme ai miei figli, come quelle che vi farò vedere dopo, e sono le maschere purificanti all'argilla. Io avevo comprato tre confezioni, questa che era quella col verde, poi c'era quella nera che ho finito, però mi si è rotta la confezione dentro il sacchetto, ma si era rotta, e poi c'è quella con il marroncino. Quella col marroncino ancora c'è nel bagno. Noi abbiamo finito questa. Sinceramente mi piace come maschera. Io questa la faccio 2 o 3 volte a mese e la faccio fare anche ai miei figli per quanto riguarda brufolo e brufoletti. Mi piace. Questa l'acquisto solo quando non ho le maschere quelle dell'Avon perché sono le mie preferite in assoluto. E sono queste che adesso vi faccio vedere. La mia preferita ve la faccio vedere all'ultimo. Allora, queste sono delle maschere che io acquisto da Avon direttamente. Cioè, Avon mi chiama e io prenoto le maschere. Allora, questa è una maschera ai minerali neri con acido salicilico. Queste sono le maschere che dovete tenerle 15 minuti e poi vi cambia il colore e la potete togliere. A me queste maschere piacciono tantissimo. Una è questa della Clear Skin. Ve li potete, diciamo, segnare, sono ottime. Ve li faccio vedere veloci veloci perché sono delle maschere sempre per quanto riguarda lo scrub e tutto. Questa è una maschera d'azione intensiva ed è questa, l'ho tagliata proprio per farvi vedere che a me piace tantissimo, infatti l'ho tagliata proprio per utilizzarla tutta. Sta cadendo tutta la parte secca che c'è all'interno. Poi ho questa qui della Clear Skin Professional, sempre di Avon, sempre maschera. Vediamo se ve lo fa vedere. Questa qui, che è una delle due mie preferite, ed è un detergente scrub e maschera all'argilla bianca. Ottima, questa è rinfrescante, vi dà quell'effetto di fresco sul viso. E poi la mia preferita, che è questa qui, Deep Clear Thing Mask. Ed è questa qui. Io con queste mi trovo benissimo. Questa è una maschera purificante ad azione profonda. Io con queste maschere mi trovo benissimo. La faccio sia io che i miei figli per togliere i puntini neri e qualche brufoletto e tutto. Mi trovo sinceramente benissimo con queste maschere. Sono le migliori in assoluto. E di norma io li compravo da Avon. Però se non posso acquistare queste maschere da Avon, prendevo quelle lì da Acquasapore, però queste sono le migliori in assoluto, mi sono trovata benissimo. Poi parliamo di capelli. Ho due prodotti da farvi vedere perché le altre cose io le butto. Io non faccio spesso questi video perché sinceramente le altre cose io le butto, io sono facile a buttare le cose perché mi dà fastidio accumulare determinati prodotti per fare il video. Ogni tanto magari ve le faccio, infatti io non posso assolutamente farvi un video per quanto riguarda i detersivi o prodotti per la casa perché io veramente ne faccio fuori a migliaia ogni settimana perché siamo in quattro, la casa è abbastanza grande, quindi non è che posso tenere detersivi o ammorbidenti o altro, li vedete però perché li riacquisto tutte le volte da Acquasapone o da Francis o da altre parti, quindi i video sono quelli, capiamoci. Questo sempre per quanto riguarda Avon è per i capelli ed è un super oil di 100 ml. Questo è con lo spruzzino ed è un olio che io utilizzavo quando facevo la piastra perché ogni volta la mia parrucchiera mi diceva: "Guarda Stefania, tu hai le punte molto secche", cioè l'unica cosa della mia vita secco è le punte dei capelli.
ho le punte secche, quindi mi faceva mettere questo olio. Io lo spruzzavo direttamente nelle punte dei capelli, e poi li toccavo, diciamo, con le mani, li strofinavo così con le mani e basta. Lo utilizzavo tantissimo, mi è piaciuto tanto, infatti ne avevo preso tre, se non mi sbaglio, erano scontate. La profumazione è fantastica, l'Argan, veramente mi è piaciuto tantissimo, infatti spesso lo consigliavo a delle amiche, proprio per questo motivo. Adesso sto facendo i boccoli, quindi non mi interessa ricomprarlo. Una maschera per quanto riguarda i capelli è questa qui, ed è la Ice Cream Keratin. Questa l'ho presa, se non mi sbaglio, dalla parrucchiera, non mi ricordo se l'ho presa dalla parrucchiera o da Acquasapone, non mi ricordo, ma comunque mi sono trovata benissimo perché è quella alla cheratina. Questa l'ho centellinata proprio prendendola poco poco alla volta, e 500 ml di prodotto mi sono trovata benissimo. Adesso ho quelli della Garnier, quindi utilizzerò quelli, ma quando finiranno questa la prenderò, perché c'era anche un olio, se non mi sbaglio, no, un olio, uno spray per i capelli per quanto riguarda tipo i ferri che voi dovete utilizzare, e sinceramente ne parlano tutti benissimo ed è la verità. Poi è una, queste qui alla cheratina c'era anche lo shampoo che io avevo, però lo shampoo l'ho finito da mo'. E queste qui ovviamente è un trattamento che voi fate, poi non è che io faccio sempre la stessa cosa, poi vado cambiando, perché se il mio capello è come la profumazione, se il mio capello prende sempre gli stessi prodotti, poi li rifiuta in automatico, non gli piacciono. Poi andiamo alla pulizia dei pennelli. Un prodotto che vi faccio vedere che dovete stare alla larga in assoluto è questo qui di Wycon. Questo con lo sprossino esce una schiuma, cioè esce a schiuma. Invece quello che vi farò vedere dopo, quello della Kiko, esce direttamente, cioè vi esce un normale, diciamo, spray, e voi pulite il pennello. Questo invece usciva direttamente la schiuma, cioè come dovevo io pulire il pennello? Perché poi quando io utilizzo questo tipo di prodotto significa che io lo devo utilizzare quel pennello in pochissimi secondi. Invece questo no, questo non lo potevate assolutamente utilizzare, è proprio un bocciato in assoluto perché non mi è piaciuto per niente, proprio per niente. Un prodotto che vi faccio vedere, questo non mi ricordo se ha 2 anni che io ce l'ho, è l'Avio. Questo è per pulire i pennelli. Io lo utilizzo una volta ogni tanto, se non devo utilizzare subito i pennelli. Perché vi dico questo? Perché deve evaporare l'alcol che c'è all'interno e sinceramente rimane, cioè se voi lo fate, certe volte io lo starnutisco proprio dall'odore forte che emana questo prodotto. Infatti non dovete stare con la porta chiusa e tutto, infatti io ho la porta aperta quando utilizzo l'Avio. E specialmente i pennelli non li mettono in nessuna custodia, nemmeno nello sportellino dove tengo tutti gli altri pennelli, perché deve, diciamo, deve circolare l'aria quando utilizzate questo prodotto. Io cosa faccio? Lo apro, lo metto in un bicchiere che è apposito per quanto riguarda i pennelli, e poi metto la punta del pennello, proprio una puntina, una toccata e via del prodotto, e poi lo strofino su questa tovaglietta che io utilizzo. Questi sono degli asciugamani piccolini, ne ho tantissimi, quindi utilizzo il pennello strofinandolo direttamente nell'asciugamano. Utilizzo questo quando l'indomani devo utilizzare i pennelli e mi servono. Per quanto riguarda l'utilizzo dei pennelli subito è una cosa veloce, ho questo qui della Kiko. Io con questo mi trovo benissimo. È il brush cleanser della Kiko. Io questo qui lo utilizzo spruzzandolo sul pennello e poi prendo il pennello e lo strofino sulla tovaglietta. Ovviamente in base a come ha le setole dovete strofinarlo. Se ha le setole a lingua di gatto, strofinate in questa maniera. Se ha le setole rotonde, nel senso da sfumatura, le strofinate in senso orario, diciamo. Mi trovo benissimo, io questi li prendo solo ed esclusivamente quando sono scontate. Mi trovo benissimo veramente. Anche in questo c'è l'alcol, infatti c'è scritto a 50 ml di prodotto, però sinceramente mi piace. Per farvi capire che mi piace e per farvi capire che mi piace. Più di così non posso farvi capire che mi piace. Sinceramente
mi piace tantissimo questo prodotto, lo acquisto sempre. Tipo ad esempio è capitato che ho fatto degli swatch per quanto riguarda dei prodotti e poi ho subito fatto il video, quindi dovevo pulire subito il pennello. Ottimo, ottimo, in pochissimi secondi sfapora. Niente, per quanto riguarda questo video è tutto, la batteria mi vuole salutare, quindi cosa faccio? Saluto anche voi. Se avete utilizzato questi prodotti, giù nei commenti voglio vedere tutti i messaggi possibili, di cosa vi piace, cosa non vi piace e cosa mi consigliate. Per quanto riguarda questo video è tutto, io vi mando prestissimo un bacione e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!